Buonasera a tutti e bentornati a Campania Solidale. È uno spazio autogestito come consigliera regionale della Campania in cui raccontiamo storie, e presentiamo progetti e dialoghiamo con gli interpreti proprio del nostro territorio sui vari temi che ci riguardano e che riguardano la vita di ciascuno di noi, con l'intento non solo di far conoscere, quindi di fare informazione, di dare notizie, ma anche di approfondire dei temi che per esempio non si conoscono approfonditamente o di condividere delle tematiche che ci stanno molto a cuore. Lo facciamo con degli ospiti che sono impegnati nei vari temi di cui poi parliamo e stasera lo faremo con due ospiti che sono Paolo Schiattarella, Innovation Manager, che ci parlerà di tecnologie e del loro impiego nel green economy, ma anche nel sociale, e Paola Scorzelli, volontaria, che da tantissimi anni porta avanti proprio delle attività, il suo impegno a favore degli animali, dei cani in particolare, ma io credo degli animali in genere. E quindi, come avrete intuito, stasera si parlerà proprio del ruolo e del senso della tecnologia nella vita di tutti quanti noi, ma anche del nostro impegno a favore di quelle categorie anche più fragili, più deboli, che troppo spesso purtroppo riguardano proprio gli animali. E sono ben felice, quindi vi do il benvenuto e vi ringrazio. E ben felice di cominciare a parlare di un tema che è un po', ecco, come dire, complicato anche, no, da presentare, perché non è alla portata di tutti. È chiaro che noi abbiamo per fortuna i nostri giovani che nativi digitali e sono nati conoscendo, come noi conoscevamo le cose più banali, anche gli strumenti tecnologici. Però io trovo che neanche tutti i giovani in realtà sanno utilizzare appieno gli strumenti tecnologici, che vengono associati forse troppo spesso ai social. Quindi la tecnologia non è uguale social, ma è qualcosa di molto ampio, molto complesso, ma soprattutto è qualcosa che ha migliorato le nostre vite, che ha migliorato la nostra vita in campo medico, in campo agricolo, in tutti i settori della nostra vita. Quindi è qualcosa di ben più prezioso e complesso. Ed è anche preziosa la tua esperienza, perché si può dire che tu sia una vera e propria risorsa del nostro territorio, perché hai un'esperienza lunga e hai anche avviato e lanciato alcune iniziative importanti di cui forse non si sa abbastanza e che invece è importante conoscere. Certo, Roberta, ti ringrazio per questo spazio e questa possibilità, diciamo, di avere questa conversazione con te. In effetti, il primo accenno a quello che tu hai appena menzionato, io lo vorrei fare perché ci tengo molto, relativamente all'associazione Napoli Blockchain, ok? Che è un'associazione no profit, nata nel 2018, per volere dell'allora amministrazione comunale, che volle avere la lungimiranza di introdurre o tentare di introdurre all'interno dei processi della municipalità il concetto di blockchain. Io ho Okay? avuto l'onore diciamo, di aver Di essere assistito perché presente. facevo parte di quell'amministrazione, quindi Certo. ecco, fu difficile anche per noi comprendere, però intuimmo che c'era qualcosa di importante, no? Da avviare, da portare avanti. Certo. Quell'associazione che è stata proprio frutto di questa volontà è, diciamo, come dire, che tuttora esiste, è tuttora attiva. Voglio ricordare quello che riuscimmo a realizzare all'epoca, cioè noi riuscimmo a mettere sotto un unico cappello tantissimi commercianti napoletani che si interessarono ad una nuova tecnologia. Adesso io non voglio magari entrare nel dettaglio di che cos'era la tecnologia, però possiamo dire che si tratta, in parole molto semplici, di un sistema che consente pagamenti in criptovalute, non voglio spingermi oltre, dico soltanto questo, non voglio essere troppo tecnico. E la possibilità all'epoca di realizzare quello che chiamammo token temporaneo di sconto. Alla fine si trattava di un'opera realmente sociale che pot avrebbe potuto consentire, in realtà ha consentito per un breve periodo, prima che purtroppo poi il Covid e altre circostanze ci impedirono all'epoca di andare avanti con l'idea, ma sostanzialmente il software fu realizzato per creare questa infrastruttura, questa architettura, che avrebbe potuto consentire, ripeto, ha consentito in minima parte ad alcuni commercianti napoletani
diciamo, benemeriti che vollero partecipare con entusiasmo a questa iniziativa che non aveva scopo di lucro, ripeto, poter consentire una sorta di economia circolare, di mini economia circolare basata su dei token di sconto, quindi la possibilità che il comune emettesse dei token, quindi chiamiamoli dei gettoni, chiamiamoli dei buoni, dei ok? Buoni. Digitali, ecco, digitali su un'app che abbiamo realizzato noi, anche quella liberamente distribuibile, utilizzabile da chiunque in maniera gratuita, la possibilità di ricevere questi token, gettoni digitali, chiamiamolo così, che avrebbero avuto poi un valore di sconto presso le attività commerciali aderenti, che sarebbero potuti essere appunto, diciamo, come dire, emessi nei confronti dei cittadini sulla base di attività, diciamo, socialmente rilevanti o comunque, diciamo, come dire, comportamenti virtuosi, come ad esempio gettare la spazzatura, diciamo, in una maniera. Quindi una sorta di, come dire, di bonus, o meglio, forse il bonus poi si può intendere, ma proprio un buono che però è legato anche ad una iniziativa che è a vantaggio della collettività. Assolutamente sì. Quindi ecco un beneficio doppio, ma certo, anche forse rendere tutto tracciabile. Sì, in realtà questo concetto della tracciabilità si spinge un po' oltre quello, certo, che all'epoca. Voglio ricordare che l'associazione Napoli Blockchain fu una delle esperienze che vennero fuori da quei tavoli di lavoro, sì, di cui abbiamo accennato, forse la più longeva, perché noi comunque abbiamo continuato la nostra attività come volontari fino alla più recente attività, diciamo, che posso menzionare di una certa rilevanza, è stato quello che abbiamo chiamato Blockchain Day, uh-huh, presso la Facoltà di Ingegneria della Federico II a Via Claudio, con anche... Quanto tempo fa? Questo è stato a marzo del 2022, quindi abbastanza recente. Sì, relativamente recente, quindi diciamo abbiamo, come dire, abbiamo comunque altre attività in cantiere, noi ci sentiamo costantemente, l'associazione, per chiunque si interessasse della materia, tecnico o meno, recentemente ne stiamo parlando anche da un punto di vista legale, perché anche in quel caso con, diciamo, con il concetto di notarizzazione di atti è qualcosa che sta cominciando a entrare anche nell'amministrazione pubblica. E quindi vuol dire che, diciamo, creare, ecco, cerco così, sì, di semplificare, ma da profana, quindi diciamo, significa inserire questi strumenti, quindi utilizzare questi strumenti in settori che in realtà a cui non si pensa in questi termini, no? Creare come delle banche dati che però sono banche dati assolutamente come dire, chiare, trasparenti, accessibili, ma anche immutabili. E questo è il concetto principale afferente all'idea di notarizzazione come di certificazione delle blockchain, in particolare di alcuni tipi di blockchain, ripeto, non voglio entrare nel tecnico, ma quelle più usate, quelle più conosciute, consente, queste stesse blockchain hanno la caratteristica principale di essere immutabili, cioè qualsiasi dato venga scritto in questa blockchain non è più possibile modificarlo, quindi fa da prova finale, quindi un confronto tra un dato esistente su una banca dati modificabile anche da un hacker, da un tentativo di hackeraggio, certo, è una banca dati come il blockchain, il confronto dei dati dice ok, se questo dato originale è stato modificato e sul dato blockchain non ho questa modifica, vuol dire la modifica del dato, diciamo, modificabile, effettivamente ha subito la modifica che non ci sarebbe dovuta essere, e quindi può partire l'allarme, quindi, di un tentativo di, con, diciamo, di frode. Con più ricadute positive, questa che tu dicevi appunto rispetto anche alle frodi, l'insicurezza anche, ma anche la semplificazione dell'inserimento di dati, perché è una banca dati che chiaramente, sì, si libera, no, di tutte quelle pesantezze, no, della... Questo un po' dipende poi da... Allora, diciamo che sicuramente lo scopo delle nuove tecnologie, quindi non parliamo soltanto di blockchain, certo, è quello di migliorare la qualità della vita, e quindi lo scopo è quello di creare automazioni, adesso c'è, come sai, magari accenderemo anche un po' a intelligenza artificiale, certo, quindi ci sono tanti argomenti e tante nuove tecnologie che possono semplificare e dovrebbero semplificare, si parla di informatizzazione per questo, esatto, per semplificare, esatto, i processi. Proprio a quello mi riferivo, certo, no? Perché poi i cittadini vengono a volte appesantiti da una serie di procedure che diventano anche molto complicate, se pensiamo per esempio agli anziani, ma anche alle persone con disabilità, alle grandi distanze, perché si stanno complessificando sempre di più anche
con le distanze, per esempio, enormi. Quindi questi possono essere strumenti preziosi. Assolutamente, assolutamente. E, rispetto a questo, ecco, ci sono anche dei progetti innovativi. Ci sono, ecco, legata per esempio all'intelligenza artificiale, certo. Che è sempre qualcosa che nell'immaginario comune fa pensare, no, alle macchine che prendono, sì, il sopravvento, in realtà. Sì, sì, un po' Matrix, realtà, no, diciamo, esatto, sì. Sì, un po' la paura di tutti. Tra l'altro ci sono anche degli scienziati che, ecco, affermano che sull'intelligenza artificiale bisogna fare attenzione. Però questo è un problema che probabilmente ci potremo dover porre tra qualche anno, purtroppo non tanti, quindi non tanti. Se non iniziamo a cominciare a, diciamo, come dire, a creare un'infrastruttura anche sociale per l'utilizzo di queste tecnologie. Mi aggancio a quello che dicevi, che appena stavi dicendo, relativamente al fatto che le tecnologie in effetti devono essere utilizzate per semplificare la vita, ma per alcuni soggetti possono diventare una complessità. Quindi lo scopo di chi si occupa di tecnologie è quello di rendere tecnologie intrinsecamente complesse quanto più facili da usare. L'intelligenza artificiale usata bene, senza scopo malevolo o, diciamo, tentando di contenere questi scopi malevoli, dovrebbe aiutarci in questo. Okay? Posso dirti, ad esempio, che l'intelligenza artificiale non è ovviamente intelligente in senso stretto, ovviamente è sempre una forma, diciamo, sono sempre macchine che fanno questi calcoli, però sostanzialmente da un punto di vista della funzionalità possiamo immaginarla anche come il cervello di un robot, quindi la possibilità che la robotica di domani sia una robotica molto diversa, relativamente stupida di quella che è stata utilizzata fin adesso, e potrebbe molto aiutare chi ha, diciamo, persone con disabilità. Certo. Quindi questo è un tema importantissimo che tra l'altro io ho conosciuto, anche se purtroppo ancora troppo limitato, ridotto nell'utilizzo. La domotica. La domotica è un modo potente, importante, di superamento di tante barriere. Barriere domestiche, barriere, certo. Che non significa soltanto lo scivolo per strada, l'ascensore, ma significa poter fare tutte quelle cose del quotidiano che purtroppo per tanti motivi, per disabilità permanente o temporanea, o anche perché con l'avanzare degli anni chiaramente si ha meno possibilità di essere autonomi. Questa è tecnologia, io l'ho detto spesso in varie puntate, diciamo, perché appunto si associa la tecnologia a qualcosa di oscuro che non si conosce e che quindi non si riesce a gestire. Di fatto invece, se noi pensiamo per esempio a tutto ciò che viene fatto nella chirurgia, nella medicina in generale, ma anche nell'impresa, insomma, questo ce lo puoi dire sicuramente anche meglio tu. Certo, certo, assolutamente. Nell'impresa ovviamente sono tantissimi anni, diciamo, in cui la tecnologia è, come dire, forse per molte aziende italiane è ancora una chimera, no? L'automatizzazione, l'industria 4.0 di cui si sente parlare spesso, insomma, ma nella nostra azienda noi cerchiamo di portare avanti innanzitutto un concetto di innovazione. Quindi per noi è fondamentale, noi lavoriamo soltanto sull'innovazione. Innovazione di processi, innovazione di soluzioni innovative, software per lo più, ma applicabili a tanti settori come appunto quello industriale, che ci è più familiare, certo, più vicino, ma in tantissimi altri settori come anche quello agricolo. Anche quello agricolo, ecco, questo infatti è una cosa che poi mi interesserà, certo, abbastanza, perché ce lo dicevamo anche prima di cominciare, all'interno del Consiglio regionale io ho un ruolo anche nella Commissione Agricoltura, e l'agricoltura può essere proprio un campo in cui assolutamente le tecnologie possono portare dei grossi vantaggi, che non significa togliere lavoro alle persone, perché questa anche è un altro, un po', certo, come dire, il timore, anche togliere lavoro alle persone e quindi informatizzare tutto rispetto a certi strumenti, rendere tutto tecnologico. In realtà significa semplificare il lavoro degli uomini, certo, quindi questa è una cosa, diciamo, completamente diversa.
Sì, se posso menzionare, certo, assolutamente. Relativamente a quello che hai appena detto, è fondamentale perché la tecnologia fine a se stessa, se possiamo allargare il concetto alla scienza intera, deve essere guidata dall'uomo, deve essere guidata da politiche sociali, consapevoli, umane, umanistiche, che consentano a questa tecnologia poi di funzionare per l'uomo, non nonostante l'uomo, e con l'avvento dell'intelligenza artificiale questo sarà sempre più vero, quindi è assolutamente necessario che questi processi vengano acquisiti dagli enti governativi a livello nazionale ed extranazionale, quindi sovranazionale, europeo, affinché siano compresi come le stesse blockchain, le stesse criptovalute se vogliamo, su quale forse tra l'altro la comunità europea è uno degli enti pubblici, insomma, politici che si sta muovendo meglio a livello internazionale, ma è assolutamente fondamentale governare questi processi, conoscerli e far sì che siano sempre più adeguati alle esigenze dell'essere umano. Sì, passando diciamo ad un tema un po' diverso, però che è chiaramente attinente. In questi giorni noi abbiamo letto degli ex operai Whirlpool, sì, che sono poi confluiti in un progetto più ampio. Certo. Ci si è chiesti, perché è chiaro che l'informazione può dare soltanto quelle notizie circoscritte al problema, che è la perdita dei posti di lavoro, quindi le difficoltà, ma cosa c'è invece dietro ad un progetto innovativo, ad un progetto quindi in cui poi può confluire una problematica che poi invece si trasforma. Certo, certo, assolutamente. Vabbè, sappiamo tutti dell'attuale contingenza, quindi di questo gesto e di questa attività importante per il territorio da parte di Teatec, che ha acquisito tutti e 320 dipendenti dell'ex polo industriale, sì, Whirlpool. La mia società ha l'onore di fare parte del gruppo e quindi compito della nostra società è proprio quello di introdurre soluzioni innovative, e stiamo già pensando a soluzioni che possono facilitare l'introduzione e la convergenza di queste nuove risorse all'interno del ciclo produttivo, per semplificare anche la loro comprensione di processi che magari finora non hanno mai visto. Posso fare l'esempio di utilizzo di intelligenza artificiale, di computer vision, di realtà virtuale per assistere questi lavoratori, ma anche i nostri clienti. Noi utilizziamo queste tecnologie per migliorare e per avere, diciamo, come dire, un margine competitivo in più rispetto alla concorrenza del settore industriale, nel caso di Teatec. Ma ripeto, qui vediamo, non so se si sta vedendo questo video. Sì, okay. No. Questo è un esempio di un video che, diciamo, è utile per simulare l'arrampicarsi su una torre. Questa invece è navigazione facilitata all'interno dei nostri uffici. Quindi sostanzialmente la possibilità di muoversi in uno spazio guidati da una linea che ti dice in che direzione stai andando. Possiamo immaginare anche una circostanza in cui questa cosa possa essere utilizzata anche in uso sociale, no? Come certo. Diceva. Questa invece è realtà aumentata, quindi l'operatore in questo caso sta visualizzando lo spazio circostante con degli ologrammi in sovraimpressione che sono in grado di governare delle apparecchiature. Quindi questa invece è realtà virtuale, quindi quello che dicevo prima, la possibilità di spostare oggetti, muovere oggetti nello spazio, quindi questo potrebbe essere uno strumento che potrebbe facilitare l'approccio ad apparecchiature delle simulazioni, assolutamente, ecco. Simulazioni, quindi formazione, addestramento, se vuoi anche con una capacità di fare un po' di gamification, team building, per chi non ha mai, sì, visto queste tecnologie, le vede per la prima, certo, volta. Proprio collegandosi poi a quello che dicevamo prima, lo abbiamo visto anche nei filmati e lo abbiamo capito attraverso le tue parole, queste sono esattamente tutti strumenti che possono aiutare il lavoro dell'uomo, quindi non sostituirsi, no, all'uomo, anzi, e che possono anche cambiare il nostro modo di vedere, e quindi anche la globalizzazione, che per certi versi è stata purtroppo assolutamente negativa, invece ha degli aspetti positivi. Per esempio mi viene in mente anche la cultura, no? Tutti, certo, la possibilità di vedere delle meravigliose opere d'arte
pur stando in un luogo completamente diverso, attraverso la simulazione, attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso tutto quello che stai appunto raccontando, e pensando invece al fatto che ecco, la tecnologia non si sostituisce ma rafforza l'uomo, proprio quello che sta accadendo con gli ex lavoratori della Whirlpool lo dimostra, perché è diventato anche il quel modo di poter diciamo, formare lavoratori che diversamente avrebbero avuto un esito completamente diverso. Quindi la formazione, però, come dicevi, è un fattore estremamente importante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ricollegandomi al discorso che facevi sulla cultura, possiamo immaginare, abbiamo visto qualche immagine di realtà virtuale, sappiamo che la realtà virtuale viene utilizzata in ambito museale, ma anche, quindi culturale, ma anche in ambito se vogliamo sociale. Vedevo un articolo poco tempo fa che in Giappone stanno utilizzando visori di realtà virtuale per consentire a persone anziane che sono ospitate in strutture per loro, in cui che non hanno mai viaggiato. I giapponesi fanno il viaggio della vita, no? Come si dice, i giapponesi non usano viaggiare molto. È un'immagine bellissima. E quindi loro possono visitare posti con il visore di realtà virtuale che non hanno mai visto, e spostarsi in questi ambienti virtuali che riproducono le città, magari immaginiamo probabilmente anche l'Italia, magari Napoli, che ne sappiamo, in cui loro possono immergersi e viaggiare un po' con E con non è futile. In realtà io credo che questa sia una parte fondamentale della vita, che ci sono anche tante persone che non hanno avuto appunto la possibilità di viaggiare per tanti motivi, e quindi non soltanto legato alla disabilità, no, alla difficoltà anche di deambulare o di muoversi da un posto all'altro, ma anche a tanti altri fattori sociali, anche alle possibilità economiche. No? Certo. Insomma, dall'Italia andare in Giappone è un po' complicato, e viceversa. E io ti ringrazio molto. Chiaramente questa la nostra è una conversazione, quindi adesso noi parleremo anche di un altro tema che ha poco a che vedere con la tecnologia, ma in realtà secondo me dovrebbe cominciare invece ad avvicinarsi maggiormente alla tecnologia, e che riguarda però temi sociali, non strettamente intesi come sociali, cioè non rivolti soltanto alle persone, ma alla nostra vita quotidiana, che riguarda anche i nostri animali. Chi mi conosce sa che io ho un profondo amore per gli animali, come un'attenzione particolare a tutte le persone e anche agli animali con particolari fragilità, quindi anche ad una fragilità, una debolezza che chiaramente necessita di un nostro impegno. E Paola Scorzelli appunto fa tutt'altro nella vita, quindi lei ha un suo lavoro, si occupa di altro, ma ha voluto dedicare una parte importante della sua vita al volontariato, e si occupa, diciamo, nella nostra regione, poi in particolare magari in certi luoghi, di prendersi cura dei cani che per esempio sono nei rifugi, nei canili. Quindi tu non hai un luogo fisico tuo, ma anzi presti la tua opera, il tuo impegno, le tue risorse in tutti i sensi proprio a questo scopo, anche fisiche a questo scopo. Assolutamente, mi occupo principalmente di salvare cani in stato di maltrattamento, orientata soprattutto verso una razza che è quella che per me è tra quelle più sfruttate, più maltrattate, che sono pitbull, amstaff e similari, no? Noti per essere utilizzati in combattimenti, noti per essere nelle mani. Nelle mani. Una razza verso la quale c'è un pregiudizio immenso, verso la quale tanta gente ha paura. Sono cani invece che chiaramente vanno conosciuti, nelle mani giuste sono dei cani eccezionali, ma chiaramente la loro fisicità, la loro potenza conosciuta e gestita. Sì, va conosciuta e gestita, perché altrimenti può creare sicuramente dei problemi. Non ho rifugio mio, assolutamente, sono volontaria in un rifugio in particolare nel quale porto i cani che salvo, che è il rifugio Arpad di Pozzuoli, che io ho visitato e che è un posto davvero
Siamo tanti volontari, facciamo del nostro meglio per dedicare il nostro tempo libero, la maggior parte del nostro tempo libero, agli oltre 250 cani ospiti. Li portiamo sulla spiaggia, li portiamo in passeggiata, ci interagiamo. Di ogni singolo cane presente ne conosciamo caratteristiche, stato sanitario, insomma tutto. Questo significa che è chiaro che nessuno si augura che i cani e gli animali, ma anche come i bambini in casa e famiglia, no? Nessuno si augura che ci siano delle permanenze lunghe in posti come i rifugi, i canili, perché l'obiettivo è proprio quello di farli adottare. Anzi, i rifugi dovrebbero essere... c'è differenza tra un rifugio e l'altro, tra un canile e l'altro, io questo lo voglio dire con molta chiarezza. E questo è anche il motivo per cui da consigliera regionale io mi sono proprio posta un obiettivo che ho cominciato a perseguire visitando rifugi, canili e allevamenti. In questo caso di recente, proprio venerdì scorso, sono andata proprio fisicamente in uno degli allevamenti presenti sul nostro territorio, purtroppo attenzionato dalla magistratura, che presenta delle condizioni veramente aberranti. E diciamo, in premessa mi faccio una domanda, in realtà la domanda poi la dovrò fare in qualche maniera, l'ho già fatta da altri: com'è possibile che si verifichino situazioni così gravi, che ci siano dei posti autorizzati, perché noi stiamo parlando di un allevamento autorizzato? Autorizzato significa che ha avuto le autorizzazioni per funzionare, che ha evidentemente delle visite ispettive, come per tutti gli allevamenti, per tutti i canili, per tutti i negozi direi addirittura, e invece la situazione che poi è venuta fuori, e lo diremo anche diciamo, in maniera un po' più dettagliata diciamo nel mese di agosto, ma che comincia molti anni fa, evidentemente non è stata portata all'attenzione di nessuno, da parte di nessuno. E questa per me è una cosa estremamente grave, che approfondirò, che sicuramente nelle mie possibilità chiaramente non consentirò che venga portata avanti, non soltanto per questo allevamento, ma in generale. Quindi laddove verrò a conoscenza diretta di situazioni simili di maltrattamento e di abusi nei confronti degli animali, io interverrò chiaramente a livello istituzionale. E cos'è questo allevamento? Perché non bisogna dire qual è, cos'è questo allevamento? Un allevamento enorme, grandissimo, che multirazza. Multirazza, che significa multirazza? Che vengono allevati decine e decine di razze di vario tipo, dai piccoli a cani grandi, dagli husky, ai labrador, ai chihuahua, maltesi, pincher e chi più ne ha più ne metta. Una varietà infinita di razza, anche perché io ho avuto la possibilità di entrarci quando ancora non era avvenuto il sequestro. Perché appunto è all'attenzione della magistratura, attualmente è sotto sequestro, ma questa storia comincia in realtà ad agosto. Per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda comincia ad agosto, quando sono stata taggata sotto un post Facebook dove si chiedeva aiuto per 50, 60, forse 100 cani di un allevamento che era in chiusura. Ho visto quelle foto, mi sono informata, mi sono documentata, quell'allevamento non era affatto in chiusura, ma chi aveva documentato con foto questi cani aveva omesso che invece erano semplicemente i cani invenduti, i cani che non riuscivano più a riprodursi, i cani che non servivano più. Quindi in quanto tali lasciate morire. Scusami Paola, ti interrompo perché questo allevamento si trova a Casaluce, perché forse ho omesso il luogo, ho dimenticato di dirlo, e invece io credo che le cose si debbano dire e dichiarare con chiarezza a proposito della trasparenza e della tracciabilità. Accadono troppe cose che non si sanno, accadono troppe cose che non vengono controllate, o se vengono controllate evidentemente non vengono segnalate. È un allevamento che si trova a Casaluce, che sicuramente è conosciuto da tanti,
e che invece nascondeva appunto questa realtà che tu stai descrivendo. Tanti, tanti prima di noi ci sono entrati in questo allevamento, ci sono entrati i volontari, ci sono entrate le istituzioni, perché i controlli c'erano stati. Che io sappia, c'è stata anche una denuncia pregressa circa un anno fa, però il problema è che poi nessun altro ha più controllato. Chi ha visto non ha avuto il coraggio di denunciare, non, ed è questo anche insomma un fatto importante, no? Quando si vede un maltrattamento non bisogna gridare sicuramente al lupo, ma avere il coraggio di osare e di porre fine a questa situazione. Diciamo che non sempre si ha appunto il coraggio o la possibilità di farlo, però esistono tanti altri modi. Sì. Esistono modi più discreti, esiste anche un modo appunto discreto e in sicurezza, no? Di segnalare per esempio a qualcuno che invece si pone... Si possa esporre. Certo, si può esporre e quindi può fare poi una denuncia. Certo è che si è arrivati ad un punto tale per cui tutte quelle razze che dicevi erano anche incrociate tra loro. Sì, perché non c'era più la capienza tale per i box che c'erano per contenere tutti i cani che nel frattempo continuavano a moltiplicarsi. Box piccolissimi, io li ho visti personalmente, quindi posso dirlo perché l'ho visti. Box microscopici all'interno dei quali c'erano delle coppie. A volte anche cani di razze diverse, per cui l'obiettivo di un allevamento di cani di razza chiaramente è quello di far nascere razze precise. Nel momento in cui si incrociano le razze tra loro nascono quei meticci che nessuno vuole più e che quindi sono destinati evidentemente non si sa bene a quale sorte. Ecco, che cosa ho pensato di fare quando sono venuta a conoscenza di questa situazione? Di scrivere chiaramente agli interlocutori istituzionali che se non sono a conoscenza devono venire a conoscenza dei fatti. Ho chiesto una relazione dettagliata, precisa alla direzione regionale chiaramente, ma anche all'ASL competente e anche al CRIUV che ha una funzione di vigilanza ispettiva, quindi ha una anche sovradistrettuale, per cui al di sopra di tutti i distretti sanitari. E aspetto anzi una risposta in tal senso. Nel frattempo, come ho detto, ci sono andata personalmente venerdì. C'è in questo momento un custode giudiziario. Sì. Che è stato nominato nel momento del sequestro. Però gestire circa 400 cani è una cosa molto molto complicata, per cui ci sono dei volontari che in maniera anche un po' alternata ma anche un po' improvvisata aiutano il custode giudiziario a dare da mangiare, dare da bere in una struttura che voglio sottolineare non ha né corrente elettrica, quindi non arriva la corrente elettrica, in questo momento c'è un generatore e non c'è neanche l'acqua corrente, per cui io stessa quando sono andata, chiaramente nonostante i grandi sforzi dei volontari, ma si comprende bene che circa 400 cani, riempire anche soltanto le scodelle di quei cani è una cosa veramente complicata. Quello che si è trovato ad agosto invece è una situazione terribile, perché tu sei arrivata lì pensando forse che la situazione fosse un po' diversa. Non ci aspettavamo assolutamente di vedere l'orrore che abbiamo visto. Subito dopo Ferragosto. Il 17 agosto, precisamente. Quando appunto abbiamo visto queste fotografie, ci siamo unite alcune volontarie. Abbiamo detto, dobbiamo fare qualcosa. Andiamo, iniziamo. Le fotografie c'erano arrivate di questi cani, pelle e ossa, quindi in chiara ed estrema difficoltà. Siamo andate sul posto e mai immaginavamo di trovarci davanti quello che ci siamo trovati. Al di là delle ciotole completamente secche, quindi senza neanche un goccio d'acqua, cani senza copertura. In pieno agosto e con il caldo che ha fatto quest'anno. Senza coperture, quindi a cuocersi al sole. Una dalmata cercava un po' di ombra in una piccola tegola che era caduta, cercava di infilarsi lì sotto pur di cercare di trovare riparo. Una persona che diceva aiutatemi perché non riesco più a sostenere tutti questi cani, ma chiaramente con una situazione che gli era sfuggita di mano sicuramente,
ma aberrante, proprio aberrante per le condizioni igieniche, le condizioni sanitarie dei cani, quelli che abbiamo portato via, perché qualcuno pensa che siano scomparsi. Non sono scomparsi i cani, almeno non dalle nostre mani. In effetti, che cos'è accaduto? Che voi siete andati pensando di magari prelevare alcuni cani che magari stavano in condizioni... Noi abbiamo cercato di salvare di quelli che per lui ormai non servivano più, per cui destinati a morire, perché non aveva neanche la volontà di sfamarli. Ma non pensavate nemmeno che stessero proprio per morire? E cioè l'idea era quella, se ho compreso bene, di prelevare quei cani che non erano più di suo interesse, ma sì, non che la situazione gli fosse addirittura sfuggita di mano fino a quel punto, no, no, e che cani di razza, non di razza, anziani o giovani stessero in quelle condizioni. Assolutamente. E quindi voi avete prelevato perché lui, cioè il titolare di quell'allevamento, ve l'ha chiesto, quindi non è che avete prelevato in maniera... Assolutamente. Vi sono stati dati, vi indicava quali cani poter prendere. Che voi avete, è tutto, come dire, tracciato. Io continuo a dire questa parola tracciato, perché noi abbiamo grande necessità di trasparenza. Tutto ciò che non è trasparente evidentemente può nascondere cose anche orribili. Ma invece voi avete prelevato i cani che lui vi ha dato, sì, e sapete esattamente quali sono, chi sono, assolutamente, come stanno. Ma erano tutti muniti di microchip, tranne qualche cucciolo, ecco, perché c'erano cucciolati. A proposito di incroci, si erano divertiti a fare un incrocio particolare, hanno incrociato un pincher con un bassotto e poi lo hanno fatto accoppiare con un beagle. Pensavo di essere in un studio di ricerca di genetica. E, sì. Ne sono usciti questi 7 cuccioli, ovviamente non sapevano cosa farne, quindi volevano darci genitori e cuccioli, abbiamo portato via tutti. Ed erano gli unici praticamente cani non microchippati. Per gli altri è stato fatto regolare passaggio di proprietà, oggi sono intestati a me e all'altra volontaria che sono intervenute. Qualcuno è andato già a casa, è stato adottato, anche malato, ancora prima che finissero le cure c'è stata una cucciola di Labrador in particolare, trovata nelle condizioni peggiori, perché l'abbiamo portata in clinica e salva per miracolo, visto che aveva tutti i valori completamente quasi azzerati. È stata fatta immediatamente fiale di albumina, flebo, insomma, cortisone e quant'altro, pur di farla sopravvivere. La cagnolina era divorata da rogna, parassiti esterni, parassiti interni, parassiti intestinali, e una persona l'ha vista così com'era, piena di croste, senza un pelo addosso, l'ha voluta. Oggi è diventata un bellissimo cigno di coda, dal brutto anatrocco, cioè è diventato un bellissimo cigno, insomma, i gesti che ci piacciono. Quindi sì, qualcuno ha avuto la fortuna di andare a casa, altri sono ancora nel rifugio in attesa chiaramente di una famiglia. Rispetto a questo io penso sempre, io da sempre insomma cerco di impegnarmi, no, per la tutela degli animali in generale, e spesso mi chiedo come facciano loro ad avere questa capacità di perdono nei nostri confronti. Mentre camminavo venerdì tra quelle celle, perché erano celle, loro cercavano di attirare l'attenzione, ma neanche per il cibo, per farsi accarezzare. Sì. Questo è quello che accade ogni volta che si va in un canile, in un rifugio, dovunque ci siano degli animali. Loro cercano comunque l'uomo, nonostante sia l'uomo ad avergli inflitto quelle, a volte anche torture. Quei cani non hanno mai conosciuto una carezza? Sì. Mai nessun contatto umano, se non quello di essere presi per le orecchie, per il collo, per la coda, perché abbiamo assistito. Eppure lo spazio c'è. Lo spazio c'è. Quel luogo è enorme e c'ha degli spazi che evidentemente per l'autorizzazione al funzionamento inizialmente avevano creato, quindi davanti a queste gabbiette ci sono degli spazi dove loro avrebbero dovuto poter uscire, sì, e invece è una cosa che non accade, anche perché le condizioni in cui sta quel terreno fa ben intendere che è una cosa che non è mai accaduta. Anche perché è una sola persona a gestire, ecco, materialmente impossibile, proprio fisicamente, seguire una mole tale di quindi cani. Ecco, facendo proprio chiarezza su questo, intanto c'è stato un intervento richiesto dal titolare dell'allevamento,
l'ingresso di alcuni volontari, alcune volontarie, soprattutto sono donne. Io dico volontari, ma in realtà c'è una prevalenza netta di donne, di alcune volontarie che sono andate lì, hanno prelevato dei cani, quelli più malati, quelli che erano meno graditi al proprietario, li hanno curati, alcuni sono stati anche adottati, tutto tracciato, sono tutti microchippati, quindi nulla è accaduto se non alla luce del sole. Assolutamente. Quello che invece adesso sta accadendo chiaramente è tutto da vedere. Intanto c'è un mondo che gira attorno, no? Tutto, che ne parla senza avere le informazioni complete, e addirittura arrivano a volte delle associazioni anche da lontano, arrivano da altre regioni, addirittura so che sono arrivate anche associazioni da una regione che è una regione infernale purtroppo per gli animali, e lo so perché mi fu detto da una collega assessore di Palermo, quindi ecco, lo dico anche in questo caso non per sentito dire, ma proprio perché l'ho verificato, da altri territori con l'idea di salvare i cani di Casa Luce. Ecco, noi adesso dobbiamo aspettare che la magistratura faccia il suo corso, che vengano definiti i successivi passaggi, e si deve fare in modo che tutti i cani che erano presenti al momento del sequestro vengano poi rintracciati, monitorati. Quindi anche in questo io ho chiesto alle autorità preposte di non disperdere, fare in modo che non vengano dispersi questi cani. Sì. Però io una riflessione, diciamo, la voglio condividere. Noi siamo davvero disposti a favorire in qualche maniera questi allevamenti, questi lager per avere il cane di razza? Siamo veramente convinti che un cane di razza sia differente invece da un meticcio? E mi chiedo anche, siamo disponibili anche a pagare poco, perché noi vogliamo pagare anche poco il cane di razza, perché lo vogliamo di razza, ma vogliamo anche spendere poco. Ecco, pagare poco un cane di razza e non rivolgersi agli allevamenti migliori, quelli certificati, quelli più controllati, significa favorire allevamenti lager come questi. Io questo lo dico con molta chiarezza. È quello che bisogna fare, invitare chi vuole comprare un cane, per carità, libero di farlo, però che prima si accertasse la provenienza, si accertasse le condizioni dei genitori dei cuccioli che vanno a comprare, e di capire cosa stanno contribuendo a fare, perché chi ha comprato cani in quell'allevamento ha contribuito alla condizione di questo lager, a far sì che questo lager andasse avanti. Se non c'è domanda, non c'è offerta, e quindi ben venga, capisco che per un motivo o per un altro si voglia scegliere di come acquistare un cane, quella determinata razza con quelle caratteristiche, ma rivolgetevi a chi fa questo lavoro con coscienza, a chi non sfrutta gli animali in questo modo. Qualche allevatore serio c'è ancora, per fortuna, in giro sul territorio italiano, e nei canili, nei rifugi, ci sono tantissimi cani di razza, tutti quei cani che vengono comprati e poi rinunciati. Quindi non è che nei canili trovate solo il cane che prima era in strada, il cane randagio, quelli ormai non ci sono più. Sono pochissimi, ecco. Assolutamente. Io ho visto, quando sono venuta proprio a Pozzuoli, ma anche quando sono andata a Nocera, ma anche quando sono andata in altri luoghi, tantissimi cani di razza, non soltanto grandi, come dicevi prima, spaventa sempre un po', no? Adottare un pitbull, se non si conosce la razza, spaventa sempre un po'. Intanto anche quella di adottare da un volontario improvvisato, anche quella è una cosa molto rischiosa. Rivolgersi invece ad associazioni accreditate, associazioni serie, associazioni che accompagnano all'adozione, e quindi andare anche nei rifugi, nei canili, dove si continua ad essere seguiti, è una grande garanzia. Quindi non cose improvvisate, tantomeno associazioni e volontari che chiedono e fanno raccolta soldi. Io dico diffidiamo di chi non conosciamo, perché poi non bisogna diffidare in assoluto, anzi tutto deve essere alla luce del sole, tutto deve essere
assolutamente conosciuto da tutti. Assolutamente, le donazioni sono fondamentali per aiutare questi cani in difficoltà, insomma, assolutamente, senza l'aiuto dei donatori veramente si riuscirebbe a salvarne pochi, ma accertatevi sempre a chi donate. È importante sapere dove vanno i vostri soldi, per cosa vanno, per quale cane magari, potete adottare un cane a distanza anche presso lo stesso rifugio ARPAD. Però dopo poi magari faremo vedere dei brevi video. C'è da documentarsi dove vanno queste donazioni, anche quelle devono essere tracciate, assolutamente. Rispetto per esempio a questa bruttissima situazione che si è determinata, io so che sono state già fatte delle raccolte sia di cibo ma anche di soldi. Ecco, non cadiamo nella rete di chi invece approfitta del dolore degli animali, ma purtroppo accade anche per gli uomini. Ci sono tante associazioni che sono finte associazioni benefiche, io stessa a volte ne ho smascherate qualcuna, proprio perché bisogna essere certi degli enti a cui si dà il proprio contributo, perché non tutti possono magari essere volontari in prima persona, però possono dare il loro contributo. Cosa accadrà adesso? Adesso accadrà sicuramente che le autorità gestiranno la situazione, e ci sarà però bisogno dell'aiuto di tanti volontari seri, corretti, come, diciamo, come te e come per fortuna anche altri volontari che tu conosci, che io ho imparato anche a conoscere negli anni, anche in questi ultimi tempi, durante i nostri incontri in Consiglio regionale, ma c'è bisogno anche di donazioni. Non fate donazioni prima che non sia stabilito un percorso chiaro. Quindi sì, ci sarà da lavorare molto, anzi credo che ci sia già da lavorare molto, perché quell'allevamento ha bisogno proprio di interventi materiali, cioè di chi va a dare da mangiare. Venerdì infatti ho visto delle volontarie che erano lì. Il custode giudiziario sta comunque chiedendo aiuto, appunto serve proprio mano d'opera, e chiaramente i cani sono tanti, sono da gestire a 360 gradi. Mi rimangono sempre nel cuore, no? Gli sguardi e, come dicevo prima, questa loro capacità di perdonarci, perché ecco, l'uomo non sa perdonare in questo modo. La scorsa volta io mi ero impegnata, diciamo, ad avviare questa campagna un po' informativa e di sensibilizzazione proprio per l'adozione. Cominciamo proprio dall'ARPAD, e infatti chiedo alla regia di mandare in onda dei brevissimi video che i volontari, anche giovanissimi, che collaborano con il rifugio hanno creato proprio per far conoscere, per presentare gli ospiti, presentare i nostri amici a quattro zampe. Esatto. Sì. Quindi vediamo i nostri primi cuccioli non proprio piccolissimi. Un oggetto di circa 5 anni, è un cane bravissimo, con maschio, femmina, va benissimo al guinzaglio, cammina a passo d'uovo, addirittura te lo trovi camminando accanto alla gamba, il guinzaglio è passo superfluo con lui, è affettuosissimo per essere accarezzato, come si nota, un grande mangione, adora mangiare, infatti dovrebbe stare un pochino a dieta, è morbidissimo, un pelo super soffice, cioè stupendo. Ed è qui da quasi tutta la sua vita, nessuno l'ha mai scelto, non ha avuto neanche richiesta d'adozione. Speriamo che qualcuno possa vederlo e innamorarsi di lui, perché davvero è un cane stupendo, ha portato per tutti, anche per le sue esperienze, è davvero meraviglioso. Lei è Ombra, un simil corso di circa 8 anni, e ha una storia molto triste. Ha passato gran parte della sua vita a catena, principando le attività in canile, in un box, e non ha mai conosciuto quindi né una casa né la libertà. È un cane dolcissimo, tutt'altro che adatto per la guardia, anzi è un cane proprio da divano. Le piace camminare, ma sempre in modo molto moderato. Preferisce farsi accarezzare, avere le coccole e stare in casa. Chiaramente anche un'età, 8 anni per un corso, comunque sentono. Un cane dolcissimo che ha davvero tanto altro amore da dare. Forse per lei sarebbe tutto il giorno a mangiare e a farsi fare le coccole. È un cane stupendo e meriterebbe di passare
una sola vecchiaia in casa, non incredibile. Lei è Joy, ha circa 3 anni ed è una femminuccia. Va d'accordo con tutti gli altri cani, maschi e femmine, con i cuccioli è bravissima. Con le persone, come vedete, è affettuosissima, anche se non le conosce, non ha confidenza con loro. È molto giocherellona, vivace, va benissimo a passeggiata. E cerchiamo per lei una famiglia dinamica, che possa fare tante attività fisica, ma anche dedicarle un sacco di coccole e di tempo. Lei è stupenda, è un cane perfetto e aspetta solo di trovare casa. Oggi è il campo, moltissimo cucciolone di circa 13 mesi, è un cane vivacissimo, molto giocherellone, forse per lui sarebbe tutto il tempo a correre e a giocare con te. Cerca molto il contatto con le persone, è molto molto cucciuoso ed è un cane molto aperto, un carattere socievolissimo. È molto buffo con queste orecchie enormi che ha e niente, è un cane stupendo, speriamo possa trovare casa. I'm getting tired of nine, it's somewhere to begin. I came across a fallen tree. A cui rivolgersi, li abbiamo visti in sovrimpressione del rifugio Arpad. E ecco, io mi sono un po' commossa, eppure ci sono abituata, dovrei esserci abituata. E invece loro hanno questa capacità di regalarci, no, proprio un senso di gioia, di benessere. E questi sono i nostri primi 4 amici che vi presentiamo. E sicuramente vi potete mettere in contatto con il rifugio utilizzando la pagina Facebook, ma anche Instagram, c'è anche il numero di WhatsApp, oppure scrivendo anche una mail all'indirizzo info@robertagaeta.it. Noi terremo proprio i loro video anche nella nostra pagina, nella mia pagina, nel mio sito, in modo tale che tutti possano conoscere la storia di questi meravigliosi animali, ma anche conoscerne le caratteristiche, perché c'è qualcosa di importante, no? Sì, che si fa, si dicono le caratteristiche, in modo tale che ognuno si possa misurare anche nelle possibilità. Prima dicevi che molti rinunciano, non tutti sanno che c'è una modalità di abbandono riconosciuto. La più ricorrente oggi, purtroppo. Quella che appunto si prende un cane e lo si tiene in casa, ma anche per 8-10 anni. Stamattina mi hanno chiamato per un cane di 10 anni. Perché è troppo anziano, noi siamo quasi in chiusura, ma qualcos'altro vogliamo aggiungerla. Ci sono cani appunto anziani, come dicevi, che magari vengono non abbandonati, ma riportati alle istituzioni, perché viene fatta proprio una rinuncia di proprietà, perché anziani, malati, o perché nasce un bambino, o perché si cambia casa, o per tanti altri motivi. Sono i più banali. Il dolore indicibile che provano questi animali che vengono proprio abbandonati è incommensurabile, è enorme. Infatti, non se lo spiegano. Io volevo fare dei video proprio nel momento in cui un cane arriva in un rifugio, passa magari dal divano, dal letto, dal cuscino, comunque da una casa al box, proprio per far capire alla gente cosa sta creando in quell'animale a cui stanno rinunciando, a volte spesso per banalità. E che a volte si lasciano morire. Assolutamente. Che a volte si lasciano morire. Assolutamente. E io vi ringrazio molto, davvero, ecco, io credo che ci siano poi tanti modi per utilizzare, per gestire anche le cose, ecco, questo forse non si è mai pensato, no? La possibilità anche di gestire in modo diverso luoghi di accoglienza come questo, invece secondo me ci sono sicuramente delle possibilità in questo senso, la tecnologia forse aiuterebbe anche in questo, la tecnologia e io dico l'umanità. Quindi rimaniamo esseri umani solidali ma empatici, ecco, non si può stare a guardare la sofferenza così senza volgere lo sguardo da un'altra parte o dobbiamo evidentemente impegnarci perché tutto questo non accada,
quello che sta succedendo anche nel Medio Oriente, ma anche in Ucraina, e ci dimostra che forse si è perso molto di quell'umanità. Ecco, recuperiamola. E io vi saluto, vi ringrazio moltissimo, grazie. Ringrazio gli ospiti, ringrazio i telespettatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. E potrete rivedere la puntata sulla mia pagina o anche sul sito. Buona serata.